nella mia quotidianità, cioè essere al servizio degli altri, mettermi a disposizione per il bene comune e, come diceva Paolo VI, effettivamente la più alta forma di carità, cioè proprio fare politica. Però noi cittadini, io per primo dicevo, porco Giuda, ma quello cosa fa, quello cosa non fa? E nel 2012 in Regione Lombardia, da cui io venivo, appunto mi avevano chiamato, io facevo il tecnico, ero, come vi dicevo, direttore della programmazione sanitaria, poi a un certo punto mi chiamarono a fare l'assessore tecnico, diciamo, continuato a fare il mio lavoro, cioè ho fatto il tecnico mettendo a disposizione quello che sapevo alla squadra, quindi abbiamo fatto tante belle cose. Quando ci si avviava appunto le nuove elezioni, mi venne chiesto se non volevo, anzi, mi domandai e domandai a mia moglie, anche lì, ma cosa dici se proviamo a metterci in discussione? Perché sapete, nelle regioni, anche qui nelle province autonome, uno non deve mettere solo il segno sul simbolo, deve anche mettere il nome, scrivere le preferenze. Cioè, io non avevo mai fatto, proprio mai, ma non sapevo neanche che cosa significasse essere militante piuttosto che. Però lo dico, ma fare il tecnico è semplice, è difficile, ma è semplice, perché tu dici, poi ti trinceri dietro alla io sono un tecnico, poi deve decidere la politica, se poi la politica decide male. Proviamo a fare il tecnico politico, il politico tecnico, se si riesce, e vedere se si può impattare su qualche decisione. Allora, mia moglie ho detto, decidiamo insieme se fare politico o no, poi ho deciso io da solo, gli ho detto che avevo deciso di candidarmi. Ma la cosa, essendo io un uomo della politica, e la politica vivendo questo momento di disorientamento, è brutto dirlo, però con lo sguardo al passato, in cui ci sono delle regole ben precise, le vediamo nella quotidianità ancora, io ero un outsider totalmente, cioè uno che non doveva essere assolutamente eletto, ma sì, cioè, si va in una lista particolare. Vabbè, ho preso più preferenze di tutti, quindi cioè, ho fatto nel mio collegio, ho fatto la formichina, una fatica, per fortuna che è durato un mese e mezzo solo la campagna elettorale, perché se no è stata divertentissima. Sono stato eletto a parità di abitanti del collegio elettorale, io sono stato la persona che ha ricevuto più preferenze, più voti in regione, e tutti i voti d'opinione. No, questa è stata una cosa proprio interessante, un voto disgiunto sempre, proprio, è stata una cosa. Quindi ho continuato a fare l'assessore, però ho capito che sono troppo tecnico, sono poco politico, poi sono un uomo sì di mediazione, ma sono un uomo anche d'azione, cioè d'azione per modo di dire, faccio agire gli altri, però. E loro, con mia moglie, poi questa volta condividendo con lei proprio la scelta, quando il ministro mi ha chiesto di, tra virgolette, lasciare un po' la politica e assumere l'incarico di presidenza di AIFA, ci abbiamo pensato 2 ore neanche, quindi, e niente, abbiamo intrapreso questa avventura, che è interessantissima, faticosa, però ecco, la politica, ritornando, è molto bella, perché mi piace sentir parlare di politica, la buona politica fa veramente bene, perché incide, impatta
su quello che è il nostro quotidiano e il nostro futuro.